Aghi, hai per caso preso la mela di Aghi? No! Ehi, la mia mela è sparita! Non sono stato io! Beh, Buggy, cos'è questa? Penso sia il momento giusto per raccontarti una storia, Buggy. C'era un bambino che faceva il pastore, ma era un gran sciocchino, era proprio un burlone. Un bel giorno decise di fare una follia, penso fosse divertente dire una bugia. Il bimbo urlò: "Il lupo è appena arrivato, correte tutti quanti, aiuto, aiuto, aiuto!" Collina arrivò un contadino per scacciare il lupo e salvare il bambino, ma nessun lupo era là. Era solo un gioco, che male fa? Il contadino disse: "Ascolta bambino, non farmi più uno scherzo così." Ok, promesso. Il giorno dopo, così per gioco, il bambino urlò: "Allora!" Di nuovo, e sulla collina arrivò il contadino per scacciare il lupo e salvare il bambino, ma nessun lupo era là. Era solo un gioco, che male fa? Il contadino disse: "Ascolta bambino, non farmi più uno scherzo così." Ok, promesso. Il giorno stesso, alle 2:15, un grande lupo arrivò nel campo. Di soppiatto lui si avvicinò e il povero bambino lui spaventò. Il bambino urlò: "Il lupo è appena arrivato, correte tutti quanti, aiuto, aiuto, aiuto! Al lupo, non è uno scherzo, venite tutti!" E chi lo prese sul serio? Bambino tutto spaventato rimase lì senza un solo capo. Il ragazzino era molto giù, di fare il cattivo non ne poteva più. Aveva capito di non scherzar più. Non dirò le bugie mai più. La cosa più importante, sai, è quella di non mentire mai.